Ospiti in un'azienda agricola del Basso Veronese con la dottoressa Manuela Peruzzi, che è responsabile dello Spisal dell'azienda Us20. E come vedete qua trattori di nuova fattura e anche di vecchia data. Tra poco cercheremo anche di capire perché. Allora Manuela, parliamo intanto della operazione sicurezza in agricoltura, ovvero che tipo di operazione? Allora, questa operazione è stata voluta dalla Prefettura di Verona e vede riunite tutti gli enti preposti alla vigilanza, quindi mi riferisco alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INAI, all'INPS, agli Spisal di tutte e tre le ULS 20, 21 e 22 e in più anche alle componenti, alle parti sociali, quindi sia datoriali che sindacali. E da ultimo il recente ente bilaterale di Verona, appena nato, l'ENBIAV. Insomma, una vera e propria task force, tutti insieme per raggiungere quali obiettivi, quali scopi? Allora, sicuramente il primo obiettivo è quello della prevenzione degli infortuni. Infortuni, noi sappiamo che Verona ha il triste primato degli infortuni mortali in agricoltura dovuti a ribaltamento e schiacciamento del trattore e anche impigliamento e arrotolamento con l'albero cardanico. E quindi la nostra azione principale è rivolta a sconfiggere questa grossa piaga. Poi sicuramente un'altra azione molto importante sarà quella della promozione della cultura della sicurezza, perché il mondo agricolo ha bisogno di formazione, di addestramento anche alla luce delle nuove leggi che ci sono, il decreto legislativo 81. Certo, voi vedete rappresentati qua alle nostre spalle, dicevo prima, tutte le aziende ULS che concorrono appunto in questa grande operazione. Vedete anche questo signore che tra poco ci parlerà della sua esperienza diretta, perché lui è un incidentato sul lavoro, nel lavoro dei campi, un infortunato anche grave, anzi oserei dire gravissimo, e si deve ritenere senza alcun dubbio fortunato.